Abbiamo a disposizione 2 ore, ufficialmente 2 ore. Quindi, se avete domande, bisogna farle. Una foto tutti insieme, certo. No, facciamola dopo che c'è un po' meno sole, dai. Proprio a termine corso. Tanto non voglio dire, non è che andiamo via tutti, no? Prima del tempo, andremo via alle 5 e mezza insieme, insomma, più o meno. Assettatevi. Dunque, non sono riuscito prima a terminare la presentazione, sarebbe ancora molto lunga. E in effetti ci sono alcune cose interessanti ancora da dire. Questa è una bella domanda, no? Di chi sono i semi? Allora, c'è chi dice sono di tutti, patrimonio dell'umanità. Sarebbe bello dire questo, però è anche vero che se io vado a dire non so, in giro, cioè se qualcuno mi viene a dire il cardo romagnolo è di tutti, io che sono romagnolo. Obietterei. Perché? Voglio dire, quest'anno, ad esempio, ho avuto delle richieste di seme di cardo romagnolo dalla Francia. In Francia, voi direte, il cardo non ce l'hanno. Sì, ce l'hanno, però tutti i cardi francesi tradizionali sono tutti spinosi. E obiettivamente sono un po' difficili, no? Per la commercializzazione, perché comunque l'agricoltore prima di commercializzarli deve spinarli. Mentre i nostri, quelli che abbiamo elaborato noi in Italia, cioè tipo il cardo avorio, il cardo bolognese, il cardo romagnolo, sono tutti inermi, cioè senza spine, no? Il che è un bel vantaggio, non solo per chi coltiva, ma e deve vendere anche per chi acquista, quindi. E loro infatti mi cercavano proprio perché volevano delle tipologie di cardo inerme. Allora, noi, voglio dire, vuol dire che noi lì nella mia zona, Emilia Romagna, abbiamo fatto un buon, cioè gli agricoltori hanno fatto un buon lavoro, no? Di selezione su queste varietà. Allora, non è che si può dire adesso, ah, è di tutti. Sì, un attimo. Cioè, date a Cesare quel che è di Cesare. Quindi, di chi sono i semi in questo caso? No, no, non è giusto neanche dire così, secondo me, perché cosa vuol dire questo? Che se io romagnolo emigro in Francia, poi, capito? No? Di chi sono allora? Di tutti i romagnoli sparsi per il mondo? Infatti, incominciamo a parlare di territorio, cioè prima abbiamo detto ci sono stati dei fattori biotici, fra cui chiaramente anche l'occhio degli agricoltori, la cultura degli agricoltori, ma ci sono stati anche dei fattori abiotici che sono tipici del territorio. La cultura di un territorio non è che la creano i contadini, no? Ne fanno parte i contadini. La ricevono e magari ci aggiungono anche qualcosa. D'accordo che oggi, insomma, il discorso cultura locale è parecchio da ridiscutere perché, insomma, gli inquinamenti, insomma, culturali sono all'ordine del giorno. Però sicuramente io sono dell'idea che i semi sono patrimonio comune, se sono semi locali, sono patrimonio comune di un territorio. Quindi, se ci sono delle qualità in qualche modo sfruttabili anche non solo commercialmente, ma proprio brevettabili, diciamo così, all'interno di un seme, quella plusvalenza dovrebbe ricadere sul territorio, non sugli agricoltori o quel singolo agricoltore, ecco.
Diverso è invece quando abbiamo a che fare con delle varietà selezionate da ditte sementiere. Se in quel caso è la ditta sementiera che riesce a ottenere una qualità particolare in una sua varietà, beh, se riesce a dimostrare che effettivamente c'è riuscita con la propria selezione, non, come dire, traendola da un vegetale già esistente, anche lì, quello lì è un, dovrebbe essere, no? Ma oggi il problema è che non ci si pone più tanto questo interrogativo. Appunto c'è il Trattato della Biodiversità di Rio de Janeiro che insomma ha fatto abbastanza ben chiaro, ha posto una, insomma, dei capisaldi ben chiari su questo argomento. Il problema è che le ditte sementiere vogliono tutelare invece le proprie sementi, vogliono tutelarle perché tutto quel lavoro che magari svolgono e che magari, come dicevamo prima, è frutto di mutagenesi varie, no? Di mutanti vari, vorrebbero cercare di tutelarlo, ma non tanto nei confronti dell'agricoltore, che ricordiamoci bene, ha il diritto reale di riseminare semi ottenuti dal proprio raccolto senza dover chiedere il permesso a nessuno, e guardate che è un diritto che è di tutti, non solo dell'agricoltore, cioè anche di un altro breeder, cioè di un altro selezionatore, cioè se un selezionatore di sementi che fa questo per professione prende i semi F2, no? Quindi la filiazione di un ibrido, e li vuole utilizzare per da integrare all'interno di un proprio lavoro di ricerca, può farlo, no? Nessuno può impedirglielo. Però la ditta sementiera sta cercando di lavorare, le ditte sementiere hanno sempre cercato di lavorare in modo tale da poter creare dei propri, proprio dei, i brevetti più stringenti possibili, quindi brevettare anche singole caratteristiche. Vediamo in che modo. Allora, la tutela dell'innovazione si ha diversi livelli. Abbiamo il brevetto, e qui deve essere appunto un brevetto su una novità vegetale, quindi qualcosa di veramente nuovo. Come vi dicevo prima, spesso queste novità vegetali derivano da mutazioni, mutazioni indotte, non quelle naturali. Non facciamo confusione. C'è gente che è capace di arrivare e dire: ah, ma le mutazioni cosa c'è di male? Ci sono anche in natura. Quindi quello che sta facendo l'uomo con determinate tecniche, usando quindi mutageni chimici o mutageni da radiazioni, beh, tutto sommato non fa altro che fare lo stesso lavoro che la natura fa da millenni, eccetera, eccetera. Cioè è una bella storiella. Ma la natura ti va a modificare una, massimo due basi genetiche su migliaia, o forse anche su centinaia di migliaia. Ma quando si tratta di fare una mutazione genetica ottenuta con sostanze mutagene, andiamo a modificare decine di basi genetiche, se non centinaia di basi genetiche alla volta. Quindi sono mutazioni indotte. Facciamo una bella differenza fra le mutazioni naturali e le mutazioni indotte. Le mutazioni naturali normalmente sono piccolissimi, minimi errori di replicazione, no? Cioè le due cellule si moltiplicano e in quel momento c'è un piccolo errore di mutazione, di copiatura, no? Del DNA. Poi dopo ci pensa la natura, con le sue leggi di selezione naturale. Se quel nuovo organismo mutato è in grado o meno di superare l'ambiente esterno, lo deciderà la natura. Quindi vedete che comunque ci sono delle regole che ci sono sempre state, no? E sono le regole naturali. Nel caso delle mutazioni indotte, le regole naturali vengono a cadere. Perché vi dico questo? Perché se ad esempio il grano ottenuto per mutagenesi, il grano di taglia bassa ottenuto per mutagenesi, noi lo andiamo a seminare in un campo selvatico,
Vogliamo vedere quante generazioni dura? Si riesce ad autoriseminare? Ce la fa a sopravvivere? Se sì, allora posso dire, beh, in questo caso forse allora è una mutazione che la natura non sta rigettando. Ma normalmente invece non succede tutto ciò. Perché? Perché è basso e viene subito soffocato dalle infestanti. Allora, io ho dei grani che definirei veramente di antica varietà, tipo, non so, io nel corso della mia vita ho coltivato sia del farro, sia del triticum turgidum, anche della spelta. Bene, vi posso dire che ogni tanto nei miei campi ritrovo questi cereali, perché sono talmente ancora vicini, no, ai loro progenitori selvatici, che hanno facoltà ancora di, come dire, hanno una forza, una resistenza che gli permette di autodisseminarsi e, cioè, io non usando diserbanti, quindi non è che non riesco a sterminarli, no? Cioè loro ogni tanto vedo delle macchiette dovute magari a chissà quale spiga scappata, chissà quale chicco sfuggito, ecco. Quindi sono piante in grado di autorisseminarsi, di difendersi nell'ambiente naturale, hanno quindi la possibilità, se vogliamo, di essere ancora selezionate dalla pressione dei fattori non umani, no? Selezione naturale. Quindi le mutazioni genetiche dovrebbero essere sottoposte, secondo me, almeno alla prova del fuoco, quella della selezione naturale. Poi abbiamo un'altra possibilità di tutela, che è il copyright, e di solito è il copyright utilizzando dei marchi. Un esempio molto conosciuto di questo, di questa possibilità di tutela, è il famoso grano Kamut, no? Kamut non è il nome del grano, o meglio, non è il nome botanico e non è nemmeno il nome originale di questo grano, che non si conosce, non si conosce, ma è un nome commerciale. Questo nome tutela ha il copyright, è un marchio commerciale, quindi se chiunque voglia vendere quel grano con quel nome deve sottoscrivere un contratto con chi ha con il titolare del copyright, no? Che è una ditta sementiera del Montana. Questa è una possibilità di protezione. Le indicazioni geografiche le conosciamo, sono le DOP, ad esempio, e anche quella è una tutela, se vogliamo, dell'innovazione. Poi ci sono, alla fine, i diritti dei costitutori, cioè i costitutori non sono altro che l'equivalente degli scrittori nel caso dei libri. Se io scrivo un libro o un articolo o un testo e lo pubblico, posso chiedere il diritto d'autore. Nel caso dei vegetali abbiamo i costitutori di nuove varietà, i quali hanno dei diritti. Allora, questo diritto è esercitabile tramite l'UPOV, che viene appunto citato in questa slide. L'UPOV è un ente che ha come sede Ginevra e che, diciamo così, gestisce una sorta di grande catalogo di piante che vengono selezionate e iscritte lì. Ovvero, se ad esempio io sono un costitutore che lavora sulla selezione, non so, creerò qualche linea pura adatta poi alla successiva costituzione di ibridi, cosa faccio? Che se ho selezionato qualche linea pura innovativa, vado al lupo con una scheda genetica molto molto dettagliata e dico: guardi, questo pomodoro, anche se assomiglia in tutto e per tutto
ha un pomodoro cuore di bue, però io sono riuscito ad abbassargli la taglia dell'internodo diciamo, fino a 3 centimetri. E quindi questa diciamo una caratteristica genetica innovativa, io chiedo l'iscrizione. Lupov guarda in tutto il suo database, constata che non ci sia un altro pomodoro con quella innovazione, con quelle caratteristiche botaniche, e poi dice: sì, hai ragione, adesso te lo iscrivo. Dopodiché, se qualcuno prova ad usarlo, vuole usarlo, semplicemente si dovrà mettere d'accordo con me e dire: io voglio fare un ibrido con quella tua linea pure. Benissimo, si fa il contrattino. Te mi dai un tot subito, una piccola percentuale sulle vendite, come si fa per un libro. Il mio diritto d'autore dura 20 anni. Detto fatto. Quindi, questi sono un po' i sistemi che si utilizzano. Adesso io non voglio metterli in discussione, tutto quello che volete, però. Com'è? Posso interrompere? Volevo chiedere, prima stamattina hai detto che per avere la copyright su un seme bisogna dimostrare che quel seme non c'era prima, l'ho creato io e quindi posso brevettarlo. Nel caso del Camut è avvenuto questo? Cioè No, no. quello è un copyright solo sul marchio, Ah, perfetto. cioè sul nome Camut collegato a una tipologia di grano. Cioè, tu il Camut non lo puoi vendere, però puoi comprare il Camut, coltivarlo, riprodurlo e venderlo come grano. Se però vuoi venderlo come Camut, devi prima di coltivarlo, devi fare il contratto con quell'azienda che ti dicevo. Aspetta, ma rimanendo su questo brano, questo è quel brano che esce da quella tomba egiziana che si dice che è stato Sì, riprodotto vabbè, quello è in tanti. marketing, Quello è marketing, sì. ok. In realtà so che è siriano, dov'è? Nemmeno, Medio sembra che venga dalla orientale. Spagna. Ah, spagnolo. Sì. Quindi è un grano normalissimo, cioè No, è comune. sicuramente qualche vecchia varietà. È una vecchia varietà. Dicono, allora, una persona mi disse che l'aveva analizzato e secondo lei poteva essere addirittura anche solo un triticum estivum. Altri, io che l'ho visto crescere, mi è sembrato invece anche un turgidum. Sì, infatti, secondo me è un turgidum, come specie botanica. Però ha una taglia che è naturalmente bassa, perché io il turgidum però io non sono un gran conoscitore di frumenti e devo dire che mi è sembrata bassa perché i turgidum che ho provato io erano tutti molto, molto, molto alti, 2 metri almeno, e quello è più basso. Quindi non so se. Ma non lo so, magari è così e basta, cioè è stato selezionato per essere un po' più basso, che so, capito? Quindi, però ti dico, non. No, non viene dall'Egitto. Meglio così. Dunque. Adesso qui. Forniamo dei dati accessori che voglio dire, non è che sono forse molto interessanti per voi, però parlavamo dei diritti dei costitutori, quelli come si dice vengono concessi da Lupov. Il brevetto può essere, diciamo anche quello può essere esercitato, però ci sono anche qui degli accordi, no? Perché c'è il TRIPS e perché c'è il WTO? Perché chiaramente il brevetto è una fase delicata. Cioè, cosa stiamo brevettando? Se
Se io sono un etnobotanico, vado in Amazzonia, vado nella giungla e mi porto a casa delle piantine, ok? Poi scopro che, analizzando bene queste piantine, una particolare specie ha, non so, delle manifestazioni un po' particolari, non so. Trovo ad esempio che quel, che so io, ho trovato un fiore che si immaginava potesse essere solo di colore bianco, e io invece, andando per la giungla, ho trovato quella specie di fiore, quella specie di fiore che invece è rosso, no? Allora, tutto contento, me lo porto a casa e lo brevetto. Posso brevettare il rosso di quel, di quel fiore, di quella specie di fiore. Voi direte, ma si brevettano anche cose così piccole? Sì, voi non immaginereste quanti soldi ci si tira fuori. E ci sono ditte che hanno a volte decine e decine di brevetti su cose così piccole e alla fine sono milioni di euro. Diverso è se l'etnobotanico entra nella foresta vergine, entra in un villaggio, fa conoscenza con gli amici del villaggio e viene a sapere dagli amici del villaggio che loro si curano, che so io, la caduta dei capelli con la radice di quella pianta là, no? Allora lui cosa fa? Non può brevettare la pianta, eh no? Perché se gli indigeni si accorgono che lui gli ha brevettato quella pianta, perché è venuto a sapere che loro la usano già da secoli per curarsi la caduta dei capelli, gli fanno un mazzo tanto. Ed è biopirateria. Gli fanno causa, si gli fanno fare i danni e non solo, il brevetto poi se lo riprendono loro. Allora l'etnobotanico, sapendo che non può osare tanto, zitto zitto si studia la radice, se la porta a casa, se la riproduce e incomincia a fare analisi su analisi finché non trova l'esatta collocazione del gene in cui si trova, no? All'interno, sì, che ti si trova il principio attivo collegato a quel gene. Se riesce, se è bravo, quindi riesce a fare questo abbinamento e dire: io ho trovato che all'interno del di quella base genetica c'è questa espressione genetica che mi procura questo principio attivo, lo brevetto. Cari amici, lo può fare perché questo non è più una violazione del trattato TRIPS. E non è più biopirateria. Mi spiace. E a quel punto io non posso più utilizzare quella pianta senza pagare il brevetto. Tu puoi utilizzare la pianta, però c'è il rischio che non puoi più utilizzarla per fare prodotti cosmetici. Eh sì. Perché quella funzione là è stata già riservata, insomma. Sì, sì. Ed è lì che è stata condotta battaglie su battaglie, perché giustamente, non so, ad esempio la battaglia sul grano indiano, no? Perché ci sono, loro hanno una varietà di, delle varietà di grano che hanno un'espressione genetica che è perfetta per fare il cosiddetto pane tradizionale, il cosiddetto chapati. Perché? Perché produce un glutine particolare per cui dopo questo chapati è buono, croccante, ma però è tenero. Allora gli hanno brevettato questa cosa qui, cioè gli hanno brevettato quell'espressione genica, e allora il governo, come si chiama, il governo indiano si è incazzato a morte e ha condotto una battaglia legale e l'hanno vinta, no? E la stessa cosa sull'olio di neem, sempre in India, cioè quest'albero meraviglioso che produce, là è un albero, da noi un cespuglio, però là, con le condizioni di clima che ci sono, produce un olio che ha delle proprietà antiparassitarie, insetticide, no?
E, anche, e lì è successa la stessa cosa, avevamo brevettato il principio attivo e sono riusciti però sempre a furia di cause. Allora, cosa, come funziona? Come funziona? Che se è il governo indiano che si incavola, la vince. Ha gli avvocati, i soldi e anche il tempo. E la pressione politica gli fa il mazzo poi alle aziende, no? Ma se sono, capito, se sono gli indigeni di 4 o 5 villaggi sperduti nella foresta, che magari lo vengono a sapere anche dopo 10 anni, butto lì, ma cosa vuoi che possano fare? Chi li tutela? Allora, su questi temi ancora, diciamo, io so che c'è dibattito e non so dove siano arrivati, però purtroppo la pirateria è una realtà. Perché veramente io entro in una foresta vergine, trovo, che so io, una caratteristica particolare, no? Una pianta con una caratteristica particolare, la posso brevettare. Che me l'hanno fatta conoscere. Capito? Però devo solo dimostrare che gli indigeni non ci hanno mai fatto caso, che non conoscevano neanche, capito? Questa pianta non la utilizzavano. E in effetti se io tiro via una pianta e dico, ah, per uso è per uso ornamentale, no? Gli indigeni magari dicono, beh sì, in effetti noi, anche se era tolta dal nostro bosco, noi non l'abbiamo mai usata, l'abbiamo sempre vista lì e non l'abbiamo mai... cioè non sappiamo a cosa serva, non sapevamo che poteva essere bella, no? Ecco, quindi... Il bel discorso che il seme è del territorio vale fino a un certo punto, cioè vale se è biodiversità coltivata. Se è biodiversità spontanea, vedete che poi viene a cadere tutto. L'altro livello è il segreto commerciale. Io ve l'ho già detto, segreto commerciale o segreto industriale, meglio ancora, bisognerebbe chiamarlo così, è un altro dei campi di applicazione. Uno dei campi di applicazione è la produzione di ibridi, sì. Ve l'ho già detto, cioè la ditta sementiera può assolutamente negare a chiunque di rivelare quali linee pure ha utilizzato nella costituzione di un ibrido. Le indicazioni geografiche vengono invece sfruttate di solito dalle popolazioni locali, cioè come nel caso dell'Italia, perlomeno, no? Se io ho una, come non so, il basilico genovese fino a pochi anni fa veniva venduto come seme regolarmente in ogni bustina, i genovesi sono svegliati e hanno detto, mo basta, cioè il basilico genovese è il nostro. Cioè non è che chiunque può coltivare il basilico genovese, se lo coltiva a Genova, nel genovesato, se lo coltiva con il nostro metodo di coltivazione e partendo da quel seme, quello è il basilico genovese, tutto il resto no. L'hanno vinta, ci ha messo un po', ma l'hanno vinta e adesso lo stesso, diciamo, tipologia di basilico viene venduta ma con un altro nome. Tipo basilico della Riviera Ligure, no? E quindi, secondo me, questo, diciamo, è un modo più, un modo normale di dare. Allora, Lupov nasce molto presto, vedete, data del 1961, ha avuto anche lui diverse modifiche, viene accettato da molti stati e non tutti, però comunque dalla maggior parte degli stati dove sono presenti, insomma, ditte sementiere. Allora, le uniche eccezioni, infatti quelle ve le dicevo già stamattina, al sistema UPOV sono, primo, il privilegio reale dell'agricoltore, che se anche una varietà è iscritta all'UPOV, se lui l'acquista la prima volta e vuole riseminarsi del proprio raccolto, può farlo. Però, come dicevo, normalmente oggi
le varietà UPOV sono vendute sotto forma di ibridi, a parte il grano, cioè il frumento, molte varietà di cereali, no? Ma in quel caso lì dopo, vedi, fanno le normative per cui, no? Per evitare che l'industria sementiera venga ad essere danneggiata dalla pratica della risemina agricoltore, mettono dei finanziamenti legati al riacquisto delle sementi. L'altra esenzione è la ricerca scientifica. Come appunto vi dicevo, qualunque ricercatore scientifico può prendere un'altra linea pura, un ibrido, fare qualunque cosa, e se la sua ricerca porta a dei miglioramenti, quindi a qualche evoluzione, tutto il lavoro diventa suo. Cioè, prendo una linea pura, la ibrido con un'altra linea pura, ne faccio una nuova linea pura, i proprietari delle due linee pure che ho usato inizialmente non mi possono venire a far storie. Io ho fatto il mio lavoro, adesso la linea pura che ho ottenuto è mia. Sul privilegio dell'agricoltore si comincia a discutere, dal 91 che si fanno storie perché si vorrebbe abolirlo. L'Italia per ora, e infatti noi abbiamo che buona parte del seme dei cereali in questo momento è prodotto in azienda, cioè autoriseminato, autoprodotto. Ma considerate che ci sono nazioni in cui praticamente oltre quasi il 100% dei cereali è sempre disseminato. Quindi noi comunque abbiamo un'industria sementiera che sta lavorando, diciamo che ha già buone possibilità di lavoro. Questo lo leggiamo, le sementi protette per il agricoltore, la normativa europea prevede che i piccoli produttori, cioè quelli che coltivano una superficie inferiore a produrre 92 tonnellate di cereali, possano disseminare in azienda le varietà protette e venderne il raccolto, inteso come prodotto della coltivazione e non come semente, senza pagare una remunerazione al titolare della varietà. Gli agricoltori che superano queste quantità devono pagare un'equa remunerazione ai costitutori, la cui entità dovrebbe essere decisa dai diversi stati membri a livello europeo. In Italia non esiste ancora un sistema di raccolta delle royalty dovute ai costitutori, ma in Francia, ad esempio, ogni cerealicoltore, nel momento in cui vende il raccolto alle centrali di stoccaggio, deve pagare una quota se non dimostra di aver usato seme certificato. Si tratta di quella che viene definita quota volontaria obbligatoria. È un ossimoro. In realtà okay. Però passano un po' a proettari perché, no? Secondo i dati che guardavi tu. 92 tonnellate. Tonnellate? Tonnellate. Cosa fa dunque? Cosa fa? 3 tonnellate per ettaro, quindi è voglia, insomma, ci vuole una bella azienda se fosse. Allora, in Francia aziende così grandi ci sono, però è voglia, la superficie media francese è molto più elevata, no? Noi aziende grandi grandi ne abbiamo di meno, sicuramente. E soprattutto abbiamo aziende grandi aziende grandi dedicate solo ai cereali sono davvero pochine. Domande, vado avanti. Io c'avevo una domanda. Questo è un argomento che sì. No, molto semplice. Il grano che io vado a mettere in azienda perché voglio mescolarne un po' di grano antico, eccetera, eccetera. Cosa succede se tutto attorno a me o grani modificati o brevettati? Cioè il grado di inquinamento dei cereali, mi dici? Esattamente. Cioè io allora, nel caso del frumento, e qui parliamo del triticum estivum, che è sia quello duro che quello tenero, stessa specie, la possibilità di inquinamento
è abbastanza bassa, non può superare il 5% massimo. Di solito il problema maggiore proviene dalla, diciamo così, da, al momento della raccolta, da macchine non perfettamente ripulite. Quindi di solito per fare del seme autoprodotto bisognerebbe fare diversi cicli di pulizia della, della macchina, no? Almeno diciamo un paio di cicli di pulizia, dopodiché sei abbastanza sicuro che hai la macchina pulita e il grano che ti esce, puoi cominciare a conservarlo come semente. Però siccome una piccola percentuale di ibridazione c'è, lì bisognerebbe diventare dei bravi selezionatori, cioè del tipo che ogni tanto bisognerebbe fare come fanno comunque le ditte sementiere, perché ricordiamoci che le sementi che compri sono sementi certificate, no? Quindi sono state sottoposte anche a dei controlli ENSE e devono seguire una trafila di produzione che è piuttosto stringente, cioè c'è il seme di prebase, c'è il seme di base, c'è la prima e la seconda riproduzione, mi sembra. Cioè, in pratica ci sono diversi stadi e quindi in pratica c'è una forma già da parte della ditta sementiera di controllo e riselezione. E anche di isolamento, perché l'ENSE quando devi fare del seme certificato controlla gli isolamenti. Ah, questo poi è tanto più stringente per altre specie, tipo, non so, senape gialla, un'altra semente che è certificata obbligatoriamente. Quella è una crucifera, ha un forte problema di isolamento, quindi, vabbè, chi coltiva semente di senape gialla, però ti obbligano a tenere tutte le distanze del caso e a adottare anche lì la strategia di partire da un seme base. Stiamo parlando però per la produzione a seme? Sì. Okay. Quindi un agricoltore che voglia, diciamo, tenersi il proprio seme, fondamentalmente queste attenzioni può anche non richiederle se si accontenta del risultato, no? Tanto alla fine è pur sempre grano, eh? Certo. E se invece ti vuoi prendere proprio l'one e dire, ah, però io ho l'antico frassineto, voglio mantenermelo esattamente così com'è di qua e di là, allora ogni tanto bisogna che si faccia selezione massale, il che vuol dire seminare un piccolo campetto isolato, entrare nel campo e togliere tutte le spighe fuori tipo, trovarle e toglierle. E dopo da quella base lì partire per ripristinare nuovi campi. Allora, un brevetto è un certificato legale che dà un diritto esclusivo all'inventore per prevenire terzi dal produrre, usare, vendere o importare l'invenzione per un dato periodo. Già vi avevo detto fatto alcuni accenni su che cosa è un brevetto. Può essere venduto, comprato, dato in licenza e deve essere utile. Quindi nel caso dell'agricoltura costituire un elemento magari ad aumentare la produzione o magari proteggendo la coltura da qualche particolare insetto, qualche particolare malattia. Nuovo, non doveva esistere prima, l'invenzione non deve essere di pubblico dominio, cioè non deve essere una cosa che già esisteva. Non ovvio, è chiaro, cioè non un'ovvietà, non posso inventare l'acqua calda come si dice. Possono essere coperti da brevetto prodotti compresi gli usi ancora non scoperti. Cioè io potrei brevettare una pianta, poi se mi succede che studiandola meglio salta fuori una nuova caratteristica, quella è già coperta. Usi, copre solo un uso specifico. Processi, prodotti tramite processi determinati, no? E quindi dopo c'è tutto il discorso, ad esempio, tutto è brevettabile, lo sapete, però in questo caso il brevetto l'hanno voluto adattare alla vita, perché il discorso è questo. Allora,
la vita, hanno detto, non si può brevettare, quindi un seme intero, no? Non lo puoi brevettare, non puoi brevettare un intero DNA, non puoi brevettare un essere vivente, non puoi brevettare un tipo, non so, una razza animale o una varietà vegetale, però puoi brevettare all'interno di quella specifica varietà vegetale la singola sequenza di DNA che codifica una caratteristica. Puoi brevettare anche delle, non so, degli enzimi particolari presenti all'interno della pianta. Cellule di piante però si possono brevettare se sono anche quelle nuove, quindi non so, io penso ad esempio a certi a certe cellule manipolate geneticamente per produrre enzimi, non so, quelle che producono l'insulina, no, per fare l'insulina, oppure quelle che si diceva l'altro giorno che producono il caglio animale, no? Ci sono queste cellule che sono state modificate per produrre caglio animale. E per cui oggi i formaggi sono praticamente quasi tutti fatti con cagli provenienti da cellule geneticamente modificate. E, ok, posso però oggi arrivare anche a brevettare ibridi. Quindi se io riesco a capire che due linee pure incrociate mi danno origine a un buon ibrido, io posso brevettare l'ibrido. Cioè, nel senso che nessun altro può prendermi quelle due linee pure lì e fare l'ibrido, poi magari chiamarlo anche con un altro nome per proporsi come concorrente. Posso anche brevettare tutti quei processi, è già stato fatto, che servono per produrre piante, organismi geneticamente modificati. E anche quei processi per produrre ibridi, per cui tutte queste piante geneticamente modificate, per queste linee maschio sterili geneticamente modificate, sono anche se tutte brevettate. Quindi vedete che dicono che la vita non si brevetta, però poi alla fine nella ricerca agricola ce ne sono di possibilità. Sì, il TRIPS, questo TRIPS di cui io onestamente so poco, lo dico molto onestamente, però è un trattato internazionale che si occupa proprio dei brevetti. Io lo salterei perché è una tematica un po' troppo tecnica. Però ecco, il lamento, no, che sale è che tutto il miglioramento vegetale che è stato fatto dagli agricoltori e che in futuro potrebbe ricominciare ad essere compiuto dai contadini non è assolutamente tenuto in considerazione dai sistemi di protezione della proprietà intellettuale. Quindi, se un giorno noi decidessimo, facciamo un miglioramento a partire da, che so io, il Kenopodio o Kenopodium album, ci tiriamo fuori un bel ortaggio a foglia larga con belle caratteristiche alimentari, sì, bene, lo facciamo. Dopo averlo fatto, potrebbero dirci: beh, bravi, ma tanto non lo potete brevettare, perché in fondo il Kenopodium album è sempre esistito, no? E questo l'abbiamo già visto. Qui c'è, ecco, alcuni esempi di quello che vi dicevo prima, no? Cosa è stato brevettato? Ad esempio, vi faccio una cosa molto semplice. Hanno trovato che in Messico c'era un fagiolo con una tonalità gialla.
una particolare tonalità gialla. Non ci crederete, ma hanno brevettato quel colore lì nel fagiolo. Esattamente quel colore lì. Quindi, adesso chi vuole fare un fagiolo giallo, no? Deve pagare le royalty a chi ha il brevetto del fagiolo giallo. Il trifoglio sotterraneo. Ne ho già parlato con qualcuno, mi sembra. È uno stranissimo trifoglio, no? Che si autodissemina perché dopo aver fatto il fiore, lo stelo si inclina, si infila per terra e produce dei semi PJ. Bene, ce l'hanno brevettato e adesso vattelo a riprendere. Se mi dovesse cadere un fagiolo nel campo limitrofo a chi ha acquistato i diritti per... Cioè, se nasce nel mio campo spontaneamente sto fagiolo giallo, io che sono pure passibile di... Cioè, sono perseguibile pure dall'azienda che ha brevettato il fagiolo giallo. Ma guarda, questa cosa qui che dici è successa realmente. Ci sono state fior di cause negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si coltiva anche molta soia non geneticamente modificata. Fatto sta che chi coltiva la soia non geneticamente modificata di solito parte dal proprio raccolto, cioè va al consorzio con la sua soia, se la fa pulire, no? Poi la riporta a casa e la semina, un po' come si fa col grano. Perché la soia ha un suo sistema, anch'essa di impollinazione, che ha pochissimi problemi di, come dire, di ibridazione con l'altra soia. Quindi normalmente la soia OGM non ibrida la soia non OGM. I due campi possono essere vicini, ma fondamentalmente le possibilità di inquinamento sono poche, pochissime. Cioè proprio un po' come il fagiolino nano, no? Che mi riguardi così. Mi sembra di ricordare che è così. Però, purtroppo, se dopo che so io, se non c'è stata attenzione, magari la macchina è passata nel campo a fare, la trebbia è passata, poi ha fatto l'altro campo, magari gli si sono mescolati dei semi dentro, bene, cosa succede? Che lui va a lavorare la soia, semina la soia e poi in mezzo c'è qualche seme di soia geneticamente modificata. Bene, la Monsanto ha pagato una polizia privata, la storica Pinkerton, per fare controlli a tappeto su tutti i coltivatori di soia che non compravano soia OGM dalla Monsanto. La Pinkerton poteva entrare, aveva il permesso del governo di poter entrare nel terreno privato, cosa che, guarda, negli Stati Uniti, se tu ti presenti alla porta, bussi, non c'è nessuno e apri la porta, ti possono sparare. Questi invece avevano il permesso di entrare armati dentro ai campi di soia e andare a vedere se c'era della soia OGM. Nella stragrande maggioranza dei casi, questi dichiaravano che l'agricoltore stava coltivando soia OGM o comunque che c'era presenza di soia OGM nel loro campo, di proprietà della Monsanto. A questo punto partiva la causa giudiziaria ed era l'agricoltore che doveva dimostrare che non era vero che aveva la soia OGM. Il guaio è che se anche gli trovavano, metti caso, 5-6 piante di soia OGM per sbaglio, già potevano dire sta coltivando la soia OGM. È successo che molti agricoltori si sono opposti, li hanno letteralmente svestiti, hanno dovuto vendere i campi per pagarsi anche solo le spese giudiziarie, costosissime, anche perché le cause le intentavano a Orlando, dove c'è la sede della Monsanto, a
dove finisce il Mississippi? A New Orleans. E come fa un agricoltore, capito, magari del centro, a farsi il viaggio fino a... rinunciavano subito. Chiamavano l'ufficio legale a Monsanto e dicevano: sentite, quanto volete, mettiamo a posto la cosa così. Venivano con il fogliolino, gli facevano firmare che dovevano pagare tot di danni e si accordavano. E dall'anno dopo, tranquillo, quell'agricoltore lì, per non aver più rogne, comprava la sua OGM. E sai quanti? Ma centinaia di, cioè a migliaia di agricoltori ci sono finiti così. Nessuno li ha difesi. A un agricoltore canadese gli è capitato invece questa cosa qui con la colza, il seme di colza. La colza invece si ibrida. Lui ha sostenuto davanti al giudice, dice: io sono 30 anni che semino quella colza, se il gene della colza OGM è arrivata nel mio campo, non può essere colpa mia. E il giudice l'ha condannato. L'hanno condannato anche in appello e ha dovuto pagare tutti i danni, tutte le cause, vendere anche i terreni. Perché gli hanno detto, noi non riusciamo a credere alle tue scuse. Per noi, secondo noi, tu hai comprato di contrabbando quella colza OGM e l'hai usata. Anche perché, secondo loro, lui avrebbe coltivato quella colza utilizzando l'apposito erbicida. E allora gli hanno detto: scusami, ma perché sei andato a dare l'erbicida su quel campo, no? Se avevi la colza normale, no? Perché l'erbicida totale lo dai se hai la colza OGM, se no non dai l'erbicida, capito? E allora lì è cascato un po' l'asino, lui non è riuscito a giustificare, cioè lui avrebbe detto probabilmente che no, lui aveva dato l'erbicida perché voleva capire se era OGM o non era OGM, cose di questo genere. E in effetti è successo che in quel campo metà della colza morì, no, a causa dell'erbicida, e l'altra invece, che era resistente perché era OGM, è rimasta in piedi. Lui dice che gliel'hanno inquinata, addirittura che gliel'hanno seminata dalla strada, no? Perché lì vicino c'era una strada. Oppure ha detto che siccome lì in quella strada durante la mietitura correvano i carri con il prodotto della colza dentro, è volato del seme, mano a mano si è moltiplicato perché è resistente all'erbicida, no? Insomma, lui comunque non è riuscito a vincerla, anche se è stato sostenuto, si sono state pagate le spese legali, è intervenuto Slow Food, niente. L'hanno condannato e basta. Quindi sì, il rischio c'è. E questo è uno dei test, no? Cioè, chi ha inventato la pianta dei broccoli, no? Allora, come vi dicevo prima, il merito dovrebbe essere dei coltivatori, no, calabresi, perché è da di lì che viene il broccolo, no? Poi sono stati loro che con le loro emigrazioni li hanno sparsi anche in altri luoghi del mondo, li hanno diffusi. Oggi hanno inventato, no, dei broccoli, cioè, però, allora, il vero broccolo calabrese è una pianta a getti, no? Il moderno broccolo è una pianta che fa i broccoli e basta, cioè non fa più, cioè non fa i broccoli a getti, tende a fare più fioritura principale. E a questo punto sono stati avanzati delle richieste di brevetto sul broccolo, perché hanno detto: beh, loro avevano fatto il broccolo a getti, ma noi abbiamo fatto il broccolo a infiorescenza principale molto, molto accentuata.
poi hanno detto, siccome il broccolo è, ha una struttura abbastanza cupola, no? Mentre noi l'abbiamo fatto molto più piatto, questa è un'innovazione, deve essere brevettata. Allora, come vi dicevo, adesso siamo in un momento in cui si sta studiando una nuova legislazione europea e tutte queste critiche che diciamo, i nostri movimenti hanno da porre all'attuale legislazione stanno venendo portati davanti ai legislatori. Non è che abbiamo grandi speranze che vengano tutte ascoltate, però sicuramente ci stiamo lavorando. Ad esempio si sta lavorando sul fatto di garantire più sementi biologiche agli agricoltori biologici. Questo perché è un mercato di nicchia e quindi non è interessante per le ditte sementiere. Le piccole ditte sementiere non hanno di solito fondi da investire per la ricerca e le grandi ditte sementiere se ne sbattono altamente delle necessità degli agricoltori bio. Quindi l'agricoltura bio in effetti è sfornita di sementi adeguate, di sementi specifiche. Ecco perché si sta anche qui spingendo affinché vengano adottati dei sistemi non solo di iscrizione differenziata per le sementi biologiche, di registrazione, lo Stato non finanzia in questo momento la ricerca nel biologico, no? Anch'io appartengo, ad esempio, adesso appunto faccio parte di un consorzio che si chiama, Solibam. Bene, il consorzio è stato finanziato semplicemente per cercare di approntare dei sistemi nuovi, innovativi di selezione, ma non per selezionare le varietà. Cioè non ci sono finanziamenti per fare ricerca in sementi bio. In Germania c'è un'associazione, una fondazione che fa ricerca, si chiama la ditta che la sostiene è la Bingenheimer e la fondazione, adesso mi sfugge, poi mi viene. Questa fondazione è, praticamente raggruppa da una parte una dozzina di agricoltori che fanno selezione vera, cioè hanno proprio dei campi di selezione, ed poi ci sono circa un centinaio di tester che sono altri agricoltori o hobbisti. Però loro sono quasi interamente finanziati da o altre fondazioni o privati. Solo una piccolissima parte, circa il 10% del loro budget, gli proviene da quote associative e royalty sui semi venduti. Quindi capirete che non è dalle royalty che di un mercato così piccolo che è possibile trarre eventuali cespiti da investire in ricerca. E poi, se ad esempio una ditta sementiera italiana piccola ha la ben augurata capacità di innovazione, di selezione, ha questa capacità di trarre una nuova varietà adatta per l'agricoltura biologica, una qualunque, quando va a registrarla, a iscriverla, deve passare attraverso l'ENSE prima della registrazione, no? Cioè l'ENSE interviene facendo tutte le prove in campo per 2 anni, cioè l'ENSE riceve la scheda botanica, i semi, li prova in campo e vede se rispondono alla scheda botanica. Il problema è che l'ENSE coltiva tutto in convenzionale, i suoi campi test sono in convenzionale. Allora, se io faccio una selezione per l'agricoltura biologica
e poi la metto in campo però con metodo convenzionale, quindi con concimazioni chimiche, e potrebbe essere che, anzi è quasi sempre così, che le sue manifestazioni cosiddette fenologiche cambiano, cioè la pianta poi risente di una, della diversa concimazione, è un po' cambia forma, quindi potrebbe anche essere rifiutata, rigettata dall'ENSE, perché dice, ma come, tu mi hai dato una descrizione così, però secondo noi, dalle nostre prove, è venuta un po' diversa. Quindi anche a livello italiano non siamo adeguati a risolvere questi problemi. Bene, io direi di fermarmi, anche perché non credo che tutto ciò sia molto, molto, molto interessante. Se avete qualche domanda in merito, ci soffermiamo su quello e poi andiamo a lavare i pomodori. Ad esempio, con l'attuale legge era impossibile registrare ogni forma di mais antico, perché per registrare una varietà di mais bisogna dimostrare che è almeno produttiva quanto le varietà esistenti, se non di più. Cioè, per registrare una nuova varietà di mais occorre dimostrare che è più innovativa di quelle già in commercio. La vecchia varietà non se lo sogna di competere, no? E quindi basta, non si possono. Poi l'altro aspetto è che tutte le varietà che vi dicevo sono tutte state registrate perché molto molto uniformi, no? Sono ibridi, quindi sono tutti perfettamente uguali fra di loro, le piante di mais di un campo ibrido. Le piante invece delle varietà antiche no, hanno molte differenze fra una pianta e l'altra, e anche questo è un altro elemento pregiudizievole. Quindi, come vedete, insomma, la legge non poteva, come dire, no, non riesce ad assimilare la biodiversità. La biodiversità è rivoluzionaria, esce dai canoni, dai parametri di legge, riesce a sfondare là dove nessuno ha mai potuto, cioè anche nei processi economici, nei processi produttivi, veramente in grado di rovesciare il tavolo. E sicuramente è un elemento rivoluzionario anche in agricoltura, anche perché, come vi dicevo, è non solo variabilità, no? Cioè biodiversità intesa come tantissimi tipi di variabilità genetica, forme, colori, sapori, eccetera, eccetera. No, è anche metodo agricolturale, perché seminare nello stesso campo la stessa specie, ma in più varietà, può portare a una maggiore produttività di quel campo e anche a una maggiore sanità di quel campo. Sì, qui era per parlare di Cocopelli, ne abbiamo parlato. E niente, io mi fermerei. L'ultima ora la dedicherei ai pomodori e alle domande finali. Sì, volevo sapere se era possibile avere quella lista di fornitori di sementi. Pure. Sì, certo. Non biologico. L'unico problema è che io adesso farò così, vi faccio una cartella con il materiale che mi avete richiesto e che giudico interessante. E la appoggerò sul mio server. Ok? Poi o Patrizia o io, non so chi ha la mailing list, vi manda il link e voi potete scaricarlo. Ok? No, anche perché è abbastanza pesante, cioè ad esempio la presentazione sui semi, no? Questa qui, insomma, comincia a essere un 25-30
megabyte, non tutti magari hanno una casella postale, eh? Allora vi do il link così ve lo scaricate quando volete. Quando torno a casa lo carico e poi ve lo mettiamo a disposizione. Bene, andiamo a pulirlo insomma, questo pomodoro. Come? Sono pronti? Sono pronti? Guarda, questo qui ha fatto già la patina biancastra e questo qui, vedete che si è diviso? Sì. Anche questo è pronto. Questo non ha fatto la patina perché, non so, secondo me è un po'... Cioè, col fatto che c'è il coperchio, non è entrato bene il fermento. Però... ha diviso, ormai è pronto. Ma la sequenza giusta è giallo sopra, semi sopra o il contrario? No, no, i semi sono più pesanti, quindi devono appoggiarsi in basso. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo bisogno di una fonte d'acqua. Deriva l'inbreeding, depressione genetica. Sì. Quindi gli altri possono mettere un numero inferiore. Vi darò una tabella ragionata con un minimo o un massimo di piante necessarie per fare la produzione di semi. Tipo ad esempio il mais non ha depressione genetica, cioè scusa, il pomodoro non ha mai depressione genetica, però normalmente si consiglia di tenere un 5-10 piante da cui trarre il seme.